Corposa presenza di giovani leve al campo di tiro di Rosolini, presieduto da Giuseppe Trombatore. In occasione della gara di tiro al volo, specialità fossa olimpica, dedicato a Truzzo Calvo, fondatore dell'impianto sportivo e primo presidente, tanti giovani e numerosi tiratori siciliani si sono dati appuntamento a Rosolini per quella che è stata una grande festa di sport. Rispetto al passato, il tiro al volo sta conoscendo una nuova stagione di successi, con la partecipazione di giovanissimi atleti che fanno ben sperare i vertici FITAV. Il premio Truzzo Calvo ha confermato il trend positivo con il primo classificato di seconda categoria Giovanni Sollami, che ha appena compiuto 21 anni e ha fatto il massimo punteggio della giornata tra i giovani, mentre il barrage è stato vinto dal 15enne Mirko Licciardello, giovane di grandi speranze. Per Emanuele Cassia, istruttore federale della scuola di tiro del campo di Rosolini, i giovani del 13° anno in poi possono avvicinarsi a questa disciplina che richiede sacrificio e abnegazione, ma che può regalare tante soddisfazioni. Il campo da tiro di Rosolini, da questo punto di vista, è uno dei pochi che ha sempre curato il settore giovanile in modo da dare a tutti coloro che si avvicinano a questo sport, giovani e meno giovani, la possibilità di approcciarsi con una disciplina sana. In particolare i giovani, ha affermato Cassia, hanno la possibilità di mettersi in mostra nei tanti appuntamenti di caratura nazionale secondo un calendario fitto di impegni che con cadenza mensile sono proposti a livello nazionale e internazionale. Uno sport, ha precisato Cassia, che richiede passione, abnegazione e impegno per unire preparazione tecnica e atletica che possono regalare risultati di prestigio.